Eccoci qua in questa nuova puntata. Abbiamo con noi Antonio Rinaldis, professore di filosofia al liceo Aldo Moro Rivarolo Canavese, collaboratore con la rivista online The Globalist, dottore di ricerca presso l'Università Cattolica di Milano con una tesi su Albert Camus, è autore di numerose pubblicazioni, saggi, romanzi e articoli, tra cui il suo ultimo libro che si intitola Brevi lezioni di filosofia, Il pensiero e il mondo. Innanzitutto, professore, come sta e come sta passando questi suoi giorni in quarantena? Beh, insomma, parlavamo prima in una videoconferenza con i ragazzi di una quarta e stavamo analizzando il tema del pensiero politico di Locke e quindi del liberalismo. E una delle questioni fondamentali, diciamo, una delle preoccupazioni maggiori di Locke era quello di difendere anche all'interno dello Stato di diritto. Uno dei diritti fondamentali dell'uomo, che è quello della libertà, che vuol dire poi sostanzialmente la possibilità di muoversi e di agire, insomma, senza costrizioni esterne. E credo che questo sia proprio come uno dei momenti storici in cui forse, anche per ragioni dettate dall'emergenza, naturalmente, questo tema va ripreso e riaffrontato, cioè il tema della libertà personale e del rapporto con la vita. In fondo noi tutti siamo entrati idealmente a far parte di uno Stato perché pensavamo che lo Stato ci tutela e ci protegge e siamo stati, diciamo, idealmente disponibili a rinunciare a di libertà in cambio della sicurezza e della protezione. Bisogna sempre, però è un equilibrio molto difficile, no? Molto precario quello fra diritto alla vita e diritto alla libertà. E in questo periodo storico, secondo me, questo equilibrio si è naturalmente rotto, perché l'emergenza sanitaria ci costringe a rinunciare alla libertà in cambio della possibilità di mantenerci in buona salute e quindi di sopravvivere. Questa situazione non potrà durare in eterno e soprattutto non può essere un precedente che può diventare molto pericoloso, no? Anche dal punto di vista culturale. Cioè, dobbiamo riconoscere che il diritto alla libertà, non dico che sia superiore al diritto alla vita, ma deve avere la stessa importanza, la stessa, diciamo, dignità. E quindi, se vuoi, al di là della sofferenza personale che questo mi comporta, ma non sono l'unico, no? Nei confronti delle limitazioni a cui siamo, come dire, costretti, per me la questione è più generale e diciamo anche più politica e anche più di prospettiva, no? Professore, vorrei partire appunto dal suo lavoro come prof, di un liceo. Allora, vorrei ricollegarmi alle parole di ieri del ministro Azzolina, da Fazio, che tempo che fa, in cui appunto parlava di due prospettive, una delle quali un non ritorno a scuola e una didattica a distanza, fino a giugno per un'eventuale maturità, sempre a distanza. Ecco, lei parla dello smart working nel suo ultimo articolo, uno dei suoi ultimi articoli, come una forma di neo schiavismo lavorativo. Ecco, come valuta abbia agito il sistema interattivo a distanza in questa emergenza e pensa sia applicabile a emergenza finita con che benefici o danni per la società? Ma sì, appunto, come hai ricordato anche tu, qualche giorno fa, appunto, ho scritto questo articolo sullo smart working che dovrebbe essere, appunto, diciamo, un lavoro agile o intelligente. In realtà, la mia impressione, ma anche sulla base delle esperienze che ho raccolto dei miei colleghi, ma non solo dei miei colleghi, ma anche di altre persone che lavorano, credo che ci sia un rischio in questa storia dello smart working, cioè che se è vero che è stato presentato all'inizio come la liberazione dalla schiavitù dell'orario di ufficio, quindi l'orario politico, e si è, come dire, presentato come la frontiera nuova del lavoro, quindi
con la possibilità per ciascuno di noi di avere degli orari flessibili e quindi maggiore libertà, no? Il rischio, secondo me, invece è proprio l'opposto, e cioè che il lavoro da casa, chiamiamolo così banalmente, quindi anche in qualche modo la didattica a distanza, che è comunque una soluzione emergenziale e io non considero minimamente praticabile come alternativa, che non considero minimamente praticabile come alternativa, e soprattutto non è un'alternativa credibile alla lezione frontale, alla lezione tradizionale, al lavoro in classe, eccetera, eccetera. Comunque il rischio grosso che secondo me si corre è che c'è una specie di sovrapposizione fra il tempo della vita e il tempo del lavoro, cioè la possibilità di essere, tra virgolette, reperibili in qualunque ora della giornata, perché non esiste più un orario di lavoro definito, rischia di creare un'ulteriore schiavitù del lavoro, cioè rischia di creare un maggiore controllo sui lavoratori, appunto perché non essendoci più limiti e determinazioni precise, allora capite che si lavora praticamente sempre. E sì, questo è un aspetto su cui i teorici dei nuovi lavori, delle nuove professioni o che hanno salutato questa rivoluzione del lavoro come una liberazione, come dire, dovrebbero stare molto attenti. Scrivevo alla fine dell'articolo su Globalist che il sogno di Marcuse, cioè di Herbert Marcuse, che negli anni 60 pensava che la tecnologia, la meccanizzazione, l'informatizzazione, vabbè, anche se era appena all'inizio, avrebbe liberato l'uomo dal lavoro. Ecco, questo sogno, in una società come la nostra, in cui comunque il lavoro genera profitto e più si lavora e più si genera profitto a qualunque livello, rischia di diventare invece, se non si sgancia il lavoro dalla logica del profitto, rischia di diventare una forma ancora più raffinata, più subdola e più totalizzante, diciamo, di controllo sulla vita delle persone. Ok, grazie. Un'altra domanda che volevo porle è appunto che già nell'immediato abbiamo cercato tramite media, scienziati, politici, giornalisti, abbiamo cercato di trovare le possibili cause di questa situazione tragica in Italia. A volte si parla di sottovalutazioni, tagli pubblici alla sanità, provvedimenti tardivi. Sicuramente siamo tutti d'accordo nell'affermare che nessuno di noi fosse mentalmente preparato per poter anche solo immaginare una situazione del genere. Eppure la storia ci ha sempre insegnato che le pandemie ci sono sempre state e sempre ce ne potrebbero essere. Ecco, io vorrei chiederle, come mai secondo lei e secondo la filosofia, come si spiega il fatto che siamo arrivati al punto di non accorgerci del pericolo anche quando il pericolo era sotto i nostri occhi? Nonostante noi facciamo parte di una società in cui l'allerta al pericolo è al diverso No. da Ma allora, premetto che appunto io non sono uno scienziato, non sono un medico, non sono un virologo, quindi non so se era possibile fare qualcosa di diverso. Quello che tu hai detto rispetto alla condizione in cui si trova la sanità in Italia, ma temo non solo in Italia. Pensiamo solo agli Stati Uniti, che sono, secondo me, in una posizione ancora peggiore della nostra, no? Ecco, credo che l'Italia, al Servizio Sanitario Nazionale, le politiche di austerità promosse dall'Europa, che l'Italia in qualche modo ha cercato di adattare e di adottare, insomma, anche no, nel nostro paese, non abbiano sicuramente aiutato a creare, diciamo, le necessarie contromisure per arginare questo virus. Tu parlavi di pandemie che non sono appunto un caso isolato, che sono forse che hanno addirittura un andamento ciclico nella storia umana. E sì, è probabile che sia così. La cosa che secondo me mi ha lasciato mi ha creato qualche difficoltà nella comprensione del fenomeno. Adesso magari dirò una cosa politicamente non corretta, no?
è che siamo passati da una discreta sottovalutazione del fenomeno, quando, e c'era qualcuno che diceva che alla fine questo virus, questo Covid-19, non era altro che una influenza un pochino più grave. Quindi siamo passati da questa posizione iniziale di sostanziale sottovalutazione del problema a una posizione totalmente opposta, che ha visto addirittura, che ha cominciato a pensare che invece il Covid-19 fosse una specie di apocalisse che avrebbe portato, se non si fosse fermato per tempo, avrebbe portato a una specie di estinzione della specie umana. Addirittura, adesso sto esagerando naturalmente. Ecco, io credo non ci sia stata una misura, no? Né all'inizio nell'affrontare questa situazione e neanche dopo, cioè, e ora siamo un po' nella situazione, diciamo, intermedia. Per fortuna i toni allarmistici si sono attenuati e ripeto, io su questo anche avrei delle cose da obiettare, forse ne parleremo dopo della paura, no? Che i mezzi di informazione, e non solo i mezzi di informazione, anche le istituzioni hanno cominciato a far crescere, ad alimentare, e con, secondo me, con delle gravissime ripercussioni sia psicologiche che sociali sul nostro paese, ma non solo, sull'intera Europa. E comunque ti ripeto, noi dobbiamo pensare che in qualche modo, in un mondo globalizzato, anche i virus si globalizzano, cioè, immagino, lo dico in maniera un po' semplicistica. E quindi se un virus di questo genere, come diceva qualcuno, in un'altra epoca storica sarebbe nato e morto in uno sperduto villaggio cinese, ok? E non avremmo mai sentito neanche parlare, naturalmente, in un mondo globalizzato, le malattie si muovono esattamente come si muovono gli esseri umani. E quindi è chiaro che questa cosa dovrà, quindi in qualche modo cambiare i nostri paradigmi anche interpretativi, e dovremmo anche mettere in conto che probabilmente non sarà l'ultimo di questi episodi, ma che bisognerà creare un sistema sanitario mondiale in grado di affrontare per tempo ed efficacemente questo tipo di contagio. Ecco, volevo appunto parlare della paura che lei ha citato, perché di fronte alla pandemia si è scatenata una paura irrazionale. Ecco, la filosofia come può aiutarci a superarla? Allora, infatti, come ti dicevo prima, siamo passati da due situazioni totalmente sbagliate. Cioè, la prima è stata una sottovalutazione che è in qualche modo comprensibile, no? E, tra l'altro, con molte analogie con un romanzo che è uscito, no, durante la Seconda Guerra Mondiale, che si intitola La peste di Camus, un autore a cui tra l'altro sono anche legato. E succede esattamente, è successo come nella peste di Camus, cioè all'inizio sia i singoli cittadini che le autorità hanno provato, come dire, a minimizzare, a sdrammatizzare, perché in fondo nessuno di noi aveva voglia di credere a quello che stava succedendo, quello che stava per succedere. Ecco, però poi cosa è successo? È successo che quando questo contagio ha cominciato a diventare molto molto significativo, ecco che quell'indifferenza, quella superficialità con cui era stato affrontato all'inizio, appunto, si è trasformata in un'operazione opposta, cioè quella di una diffusione della paura. Ecco, io anche lì ho scritto questa cosa, che l'impressione a un certo punto che la diffusione della paura fosse persino più pericolosa e più dannosa della diffusione del virus, perché voi capite, allora, il virus ha ucciso un discreto numero di persone in Italia. Adesso non ho perso il conto, mi pare 15.000, forse, o 16.000, non lo so. Ha contagiato, almeno con i dati ufficiali, 100.000-120.000 persone. Però il contagio della paura purtroppo è molto, ma molto più generalizzato e molto più invasivo. Che cosa vuol dire la paura? La paura vuol dire che ogni cittadino, ogni persona
che vive in questo paese, io parlo dell'Italia perché gli altri paesi non li conosco, ma temo che il fenomeno purtroppo sia anche questo globale. Ogni persona che si sente minacciata, ecco, vive la propria vita e soprattutto il rapporto con gli altri in una maniera assolutamente squilibrata. Ecco, questa roba vuol dire la rottura, o comunque la crisi delle relazioni sociali e interpersonali. Cosa può dire la filosofia? La filosofia può fare solo una cosa, può riportare in questa marea, in questa overdose di informazioni molto, molto spesso contraddittorie, che appunto hanno alimentato in fondo anche anzi, hanno alimentato sostanzialmente la paura, può gettare il dubbio che significa la ragione, un uso critico della ragione nei confronti di tutto ciò che ci viene detto. Non perché vogliamo diventare a nostra volta medici, virologi oppure epidemiologi, insomma, no, semplicemente la ragione deve provare a dimensionare il fenomeno e soprattutto a trovare delle risposte che siano umane a qualche cosa che sicuramente costituisce una minaccia, ma non è l'apocalisse. Lo dico anche se può sembrare, come dire, anche qui controcorrente, non stiamo vivendo l'apocalisse. Non è l'apocalisse, non è la peste che nel 300 ha dimezzato la popolazione europea, è qualcosa di molto preoccupante, però bisogna dargli una definizione, dobbiamo soprattutto contestualizzarlo eliminare tutti gli aspetti appunto che tu definivi irrazionali, che conducono a comportamenti irrazionali. Io non so se poi ne parleremo, perché poi ci sono anche delle ricadute politiche molto significative di questa diffusione della paura. Sì, infatti adesso volevo appunto entrare nei meandri della politica, visto che lei è un uomo apertamente di sinistra. Volevo chiederle come valuta l'operato del governo e il gioco politico maggioranza-opposizione che caratterizza appunto la politica in questa situazione di emergenza. Cosa ne pensa? È stato un gioco che ha prodotto dei benefici per l'Italia, solo un gioco che ha, diciamo, rallentato lo sviluppo della burocrazia, lo sviluppo dell'implementazione dei decreti. Ma guarda, allora io il giudizio sul governo, non, diciamo che in questo momento non me la sento di criticare l'operato di Conte e della sua maggioranza. Anche la lentezza con cui hanno adottato i provvedimenti restrittivi forse si spiega con il desiderio di rimanere all'interno dei contorni dello Stato di diritto. Non siamo per fortuna la Cina, non siamo un paese totalitario, siamo un paese in cui appunto le libertà individuali sono garantite dalla Costituzione e sono comunque un valore enorme. È un valore che fonda l'idea stessa della comunità. Per cui, se ci sono state delle, come dire, delle lentezze, io posso comprenderle, forse le avrei avute pure io. Perché, ripeto, stiamo toccando degli argomenti estremamente sensibili, no? Rispetto alla vita delle persone. Quello che mi preoccupa, però, ed è molto legato al tema della paura, quello che mi preoccupa è il sentimento popolare. Cioè, noi siamo passati dalle canzoni cantate dai balconi, ok? Quindi da tutte queste manifestazioni un po' folcloristiche, tipiche di una certa mentalità italiana, siamo passati alla delazione. Cioè, il vicino di casa che telefona alla polizia, ai carabinieri o ai vigili perché ha visto qualcuno per strada, no? Addirittura molto peggio, un linciaggio mediatico nei confronti delle persone, no? Che magari, no? Anche qui, no? Le persone che hanno magari avuto semplicemente la colpa di scendere in strada a fare due passi. E la caccia all'untore è, come dire, è una costante anche delle epidemie, perché poi alla fine bisogna sempre trovarlo un capro espiatorio.
E questo è un elemento su cui secondo me bisogna stare molto attenti, no? Scatenare l'irrazionalità popolare è molto pericoloso, anche perché da questa caccia all'untore, da questa paura generalizzata e da questo scatenamento di pulsioni elementari e aggressive, si possono aprire scenari molto preoccupanti. La Ungheria di Orban, secondo me, è un esempio estremamente interessante. Cioè Orban che cosa ha fatto? Ha approfittato dell'emergenza sanitaria per operare un sostanziale colpo di Stato. È un colpo Ecco, di Stato democratico. Dimmi, dimmi volevo pure. appunto ricollegarmi all'Ungheria per prendere spunto e parlare di Europa. Allora, lei nel suo ultimo libro parla della filosofia come una matita in grado di disegnare il mondo e di liberarlo dalle catene che lo tengono fermo e statico. Ecco, a fine emergenza saremo costretti a dover ridisegnare il nostro concetto di Europa, che per certi versi si è dimostrata impreparata a sotterrare gli interessi nazionali che contraddistinguono ogni Stato per un utopico bene comune. E dando anche nuove tesi per la battaglia dei sovranisti e degli euroscettici. Ecco, da questa crisi è possibile uscirne con una nuova utopia sociale e politica, secondo lei? Allora, esatto, le alternative sono o nuove forme di fascismo sovranista alla Orban, quindi un potere che si, come dire, incarica di esorcizzare le fobie di questo nostro tempo. Non dimentichiamoci, no, Christian, che la paura del contagio è solo l'ultima delle fobie che hanno attraversato il mondo occidentale negli ultimi 20 anni, no? Sarebbe facile partire dalle Torri Gemelle, arrivare alla crisi del 2008, i migranti, è ora il morbo. Quindi capisci che l'Europa, il mondo occidentale è terrorizzato, no? Da tutta una serie di crisi che non sono state gestite in maniera razionale. Ora, quindi questo è l'ultimo capitolo di una serie di eventi catastrofici. Allora, l'Europa deve ritrovare le sue radici, che sono quelle del manifesto di Ventotene, non a caso partorito durante gli anni del confino da parte di alcuni intellettuali italiani, che doveva essere in qualche modo, come dire, il manifesto filosofico e anche, come dire, le linee guida sulle quali si sarebbe dovuto ricostruire un'Europa diversa da quella che stava uscendo dal disastro della Seconda Guerra Mondiale. E quali sono? E cosa può dire la filosofia? Quali sono le linee guida? Ma guarda, io lo dicevo nella conclusione del mio libro, che cosa può dare la filosofia al nostro mondo? Allora, noi siamo, come dire, in questo momento storico siamo fra due tentazioni opposte. Da una parte la scienza, no? Che ci garantirebbe in qualche modo la soluzione di tutti i problemi. Poi vediamo che invece in questo contesto dove gli scienziati, i medici, insomma, dovrebbero essere autorevoli, abbiamo assistito invece come dire, a dissoluzione delle certezze scientifiche. Abbiamo visto medici e esperti litigare furiosamente, no, intorno a questa faccenda, senza riuscire a capire davvero che quale fosse la verità. Da una parte quindi il mito della scienza e dall'altra parte un mito assolutamente opposto, che è quello della ricerca quasi fanatica, quasi mistico-religiosa, di un'identità, di un'appartenenza, che è di segno totalmente opposto. Ecco, la filosofia due cose può dire all'umanità del XXI secolo. La prima, che non esiste alcuna verità assoluta, né religiosa e né scientifica, ma che la verità, come ci insegnava Socrate, è sempre il lungo processo dialogico, no? Attraverso il quale gli esseri umani si confrontano e crescono.
La seconda cosa è che non esiste possibilità per nessuno di noi se non all'interno di una comunità, no? Di uomini liberi e che usano la ragione in senso assolutamente critico. Ecco, se noi utilizzassimo la filosofia in questo senso, dubito che lo faremo, perché il mio timore è che, come dire, passata la festa, che poi non è una festa, si ricomincerà esattamente nello stesso modo. Ecco, se noi prendessimo questa cosa invece davvero come un punto d'arrivo di tutte le paure che hanno segnato il XXI secolo per cercare di costruire un modello, come lo chiamavi tu, un'utopia sociale e politica basata su valori, sensi, orientamenti che non possono essere quelli del capitalismo trionfante, egoista e tutto sommato distruttivo, no? Che abbiamo conosciuto. Allora, a quel punto forse sì, per creare delle comunità che siano veramente coese e che si riconoscano non su appartenenze razziali o etniche o religiose, ma sul senso di appartenere, di essere membri di un'unica comunità, che è quella umana, no? Che ha diritto, no? Al di là delle differenze sociali, a vivere una vita dignitosa e giusta. Parole così sembrano un po', come dire, astratte, ma io non vedo alternative, non vedo alternative. Anche pensa, e poi chiudo, no? Cioè, per rispondere. Pensa a quello che succede negli Stati Uniti, no? Il modello di Trump, che poi era il modello di Reagan degli anni Ottanta, no? Cioè, che sostanzialmente dice chi ce la fa merita di farcela e chi non ce la fa può soccombere, sta producendo dei disastri enormi. L'immagine dei senza tetto che vengono messi nella città del gioco a Las Vegas, no? A cui vengono assegnati i posti dei parcheggi della macchina delle automobili è secondo me l'immagine più rappresentativa della disumanità del capitalismo contemporaneo e di certe idee totalmente assurde, disumane, no? Su cui si regge il nostro sistema economico, sociale e anche valoriale. Ok, grazie mille professore. Ecco, con questa ultima domanda concluderei la nostra chiacchierata. La ringrazio veramente tanto per avermi concesso questa intervista e spero ce ne sia di nuovo occasione. E restiamo a casa, l'unica cosa che possiamo fare. Grazie molte, Cristian. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie.